Allora, Andrea Lanari, reduce dalla traversata dello stretto di Messina, come è andata questa esperienza? Allora, è stata un'esperienza molto bella, molto interessante, posso dire che è andata più che bene, sono riuscito a percorrere i circa 3,5 km, 3,7 km dello stretto di Messina in 1 ora 26 minuti 26 secondi, cosa molto importante che sono riuscito a farlo senza l'ausilio né di nessun tipo di protesi né anche di pinne, quindi normalmente così con un'amputazione ad entrambe le mani. Qual è stata la difficoltà maggiore? Allora, la difficoltà maggiore più che altro è stata la tenuta psicologica, perché purtroppo erano già 2 settimane abbondanti che non facevo più allenamenti causa le condizioni di salute di mio padre che erano peggiorate, infatti purtroppo è venuto a mancare qualche giorno prima della mia impresa, e quindi la condizione fisica, più che altro la preoccupazione per la condizione fisica e il dispiacere, il dolore per la scomparsa di una persona cara, pensavo mi potessero giocare di brutti scherzi. Fortunatamente così non è stato, e grazie all'aiuto di mio figlio e tutte le persone che mi sono state vicino sono riuscito a compiere questa importante impresa. Andrea, che cos'è stato lo sport per il tuo percorso di riabilitazione? Allora, diciamo che lo sport ha fatto sempre parte della mia vita anche prima dell'infortunio. Io ero stato fino ai 20 anni, ero stato un ciclista semiprofessionista, poi causa la leva militare, causa purtroppo l'impossibilità di continuare questo sport per questioni economiche, ho desistito, però bene o male sono stato sempre uno sportivo, sono stato sempre attivo. Dopo l'infortunio è stato proprio un veicolo di rinascita, soprattutto sia morale che psicologica.